Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una deliziosa crema di origine francese, la crema mousseline. Questa delizia è veramente stupenda perché ha un sapore unico, avvolgente e la cosa bella è che è veramente versatile. Si può abbinare a tantissimi tipi di torte e dolci in generale. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 ml di latte fresco intero, 50 g di amido di mais, 120 g di zucchero semolato, 4 tuorli, 100 g di mandorle tostate, 100 g di nocciole tostate, 150 g di burro a temperatura ambiente di qualità, 175 g di zucchero semolato. Abbiamo preso i nostri 175 g di zucchero semolato e li abbiamo messi in un pentolino a sciogliere finché non avranno un bel colore ambrato. Aiutandoci con una spatolina lo muoviamo leggermente. Raggiunto questo colore, in velocità aggiungiamo le mandorle e le nocciole. Poi mescoliamo per bene finché non si amalgama per bene lo zucchero con la frutta secca. Raggiunta questa consistenza possiamo trasferire il prodotto ottenuto sul nostro tappetino di silicone, stenderlo per bene e lasciare che si raffreddi. Abbiamo messo il latte in un pentolino finché non sfiora il bollore e nel frattempo abbiamo preso una ciotolina, ci mettiamo dentro i tuorli e lo zucchero e, aiutandoci con un frustino, li mescoliamo per bene finché non diventano una crema omogenea. Raggiunta questa consistenza, aggiungiamo l'amido di mais e mescoliamo per bene finché non diventa una bella crema omogenea. Quando tutti gli ingredienti si saranno amalgamati per bene e il latte avrà sfiorato il bollore, potremo aggiungere un mestolo alla volta di latte. Mescolare per bene finché non si sarà amalgamato e continuare così finché non finiamo tutto il latte. Quando avremo finito di aggiungere tutto il nostro latte nella ciotola, lo dovremo ritrasferire nel nostro pentolino. Mescolare per circa 2-3 minuti e lasciare che si addensi per bene. E dopo 3 minuti di cottura abbiamo trasferito la nostra crema su un piatto basso e largo e, aiutandoci con una spatolina, adesso la andiamo a far arrivare dappertutto, compresi anche i lati. Poi prendiamo un foglio di pellicola alimentare trasparente, ce lo mettiamo sopra, la facciamo aderire per bene, se no farà la crosta, e la lasciamo raffreddare finché non arriverà la temperatura ambiente. Mentre la nostra crema pasticcera si sta raffreddando, noi abbiamo sminuzzato leggermente il nostro croccante. Ora lo mettiamo dentro il nostro mixer e lo lasciamo andare finché non diventerà una bella pasta omogenea. E dopo circa 5 minuti di lavorazione, ecco come si deve presentare il nostro croccante. Ora lo trasferiamo in una ciotolina e lo lasciamo da parte fino al momento del bisogno. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra crema. E per prima cosa mettiamo la crema pasticcera in una boule più capiente e, aiutandoci con le fruste elettriche, la mescoliamo per bene finché non diventa bella omogenea. Giunti a questa consistenza, aggiungiamo al tutto la nostra crema che abbiamo formato con il croccante e mescoliamo per bene il tutto finché non otterrà una consistenza bella omogenea. Sempre aiutandoci con le fruste elettriche. Amalgamato per bene anche la crema di croccante, possiamo aggiungere il burro a temperatura ambiente poco alla volta. E ovviamente mescolare sempre aiutandoci con le fruste elettriche. E dovremo aggiungere il secondo pezzettino quando il primo si sarà già ben assorbito. E dopo aver aggiunto tutto il nostro burro, la consistenza della nostra crema deve essere questa.
Ora ragazzi, la nostra crema è finita, quindi la trasferiamo in una ciotola abbastanza capiente e se vi serve subito la mettete un'ora in frigo, se no la potete lasciare anche tutto il tempo che volete nel frigo, resiste fino a 3-4 giorni. Ma guardate com'è venuta bene la nostra crema mousseline! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di una crema mousseline. Ragazzi, veramente è stupenda. È vellutata, leggera, ricca di gusto. Perché nell'insieme c'è la crema pasticcera con la crema di croccante. La crema pasticcera, come ho già detto, da... con la morbidezza e quel sapore vellutato, mentre il croccante dà un retrogusto e sprigiona un sapore pazzesco. Tutto insieme veramente stupenda, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!